Sergio D'Afflitto dell'UAR. Mentre Sergio si avvicina, vorrei ricordarvi che qui al tavolino raccogliamo le firme sugli 8 referendum, mancano pochissimi giorni per raggiungere l'obiettivo, la vostra firma è preziosissima. Magari aiutateci anche a raccogliere firme tra amici e conoscenti e a dare la vostra disponibilità per i prossimi giorni. La parola a Sergio D'Afflitto. Buonasera a tutti i presenti, vi porgo il mio saluto a nome dell'associazione che rappresento qui, che è l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Prendo spunto da quanto detto dall'amico commercialista riguardo ai costi della Chiesa in Italia. Allora, vi è stato fatto un quadro a grandi linee. Noi dell'UAR abbiamo fatto un calcolo particolareggiato, leggo perché le cifre sono grosse. Allora, a che punto stiamo a 142 anni dall'ingresso dei bersaglieri proprio qua dietro? Adesso ve lo dico. Siamo che, stime a ribasso, abbiamo un 8 per 1000 che ha permesso alla Chiesa di incamerare la bellezza di 1 miliardo e 67 milioni di euro, sarebbero circa 2.000 miliardi rotti delle vecchie lire, tanto per sarebbe un ottavo di manovra finanziaria. Poi, molti di voi non hanno espresso preferenze, voi sapete che c'è un articolo della legge 222 dell'85, che è quella che regola i rapporti economici successivi ai patti lateranensi Craxi-Casaroli, che destina l'8 per 1000 non espresso in proporzione alle scelte espresse, per cui se voi non date la cifra, quella viene ripartita per chi ha espresso preferenze. Allora si può anche decidere di darla non alla Chiesa Cattolica, legittimamente di cui la do allo Stato. Allora, che cosa succede quando si dà allo Stato? Succede che lo Stato ha destinato l'8 per 1000 ad essa riservato, fin qui, la bellezza di 66.307.000 euro a spese per edifici scolastici e religiosi. Lasciamo perdere anche spese come patrimonio artistico, quelle là non le mettiamo, perché patrimonio artistico molto spesso significa restaurare chiese vecchie o anche nuove magari. Restauro del patrimonio artistico significa far rientrare i soldi attraverso un canale secondario. Poi, da quando è stato istituito il 5 per 1000, il Vaticano e la CEI direttamente non partecipano, però partecipano associazioni religiose facenti riferimento alla CEI. Questo è stato un introito di 54 milioni e mezzo di euro circa. Vi faccio presente che qui stiamo facendo solo stime a ribasso, quindi non stiamo tenendoci delle ipotesi più conservative, quindi possono essere più alte ma più basse no. Poi abbiamo l'esenzione dell'ICI, che è stata giustamente puntualizzata, circa mezzo miliardo di euro. Poi abbiamo i rimborsi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che vi ricordo, da quando c'è concordato, lo possono scegliere gli avvalentesi e gli non avvalentesi. I non avvalentesi hanno diritto di scegliere un'informazione alternativa, che però nei fatti non viene mai garantita perché non si trovano mai soldi. Bene, invece per l'insegnamento della religione cattolica è uscito 1,5 miliardi, 3.000 miliardi delle vecchie lire. Poi contributi statali vari alle chiese, scuole cattoliche, quindi non parliamo degli edifici, parliamo proprio del contributo alla scuola come istituzione, 261 milioni. Vi ricordate che c'è un articolo della Costituzione che è il 33 che dice che alle scuole non statali è permesso istituire scuole non statali purché senza oneri per lo Stato. Bene, questi senza oneri per lo Stato sono 261 milioni di euro. Poi abbiamo anche i contributi delle amministrazioni locali, 400 milioni di euro. Poi abbiamo anche, chi di voi ha fatto il militare? Chi di voi ha fatto il militare? Molti l'abbiamo fatto. Ci stanno i cappellani militari, che sono regolarmente inquadrati nei ruoli dell'esercito con grado minimo di tenente, quindi ufficiale. Si vende da ufficiale, l'ordinario militare c'ha il grado di generale di divisione, mi pare, adesso non ricordo. E comunque sia, nelle forze armate i cappellani costano 12 milioni di euro. Nella Polizia di Stato, qua ci sono i rappresentanti delle forze dell'ordine, Polizia di Stato, 6 milioni di euro. Nelle carceri 8 milioni. Allora,
E questi qua sono i costi, e poi potrei leggervi nel dettaglio, ma praticamente adesso snocciolerei delle cifre che molti di voi già sanno. Io vi ho fatto un dettaglio in aggiunta al lavoro che ha già fatto ultimamente qui l'amico che è venuto prima. Ecco, questo qui è quello che ci costa la Chiesa Cattolica, e qui stiamo parlando soltanto di costi diretti o indiretti in termini che incidono sulle nostre tasche. Vi potrei anche parlare dell'influenza che hanno anche sui servizi pubblici. È notizia di questi giorni, che a Iesi, per esempio, per via del fatto che tutti i medici ginecologi obiettano, di fatto la legge 194 sull'interruzione di gravidanza è inapplicabile a Iesi. Rendono vuote di significato leggi dello Stato italiano volute dallo Stato italiano, dai cittadini, e ribadite anche in un referendum, perché questo è il punto. E per effetto di questo, per causa di ciò, io invito oggi come non mai tutte quante le forze laiche, liberali, democratiche, e che comunque abbiano a cuore i diritti personali di ciascuno di noi, le libertà personali, a unirsi, a fare fronte comune, perché questa è una battaglia di civiltà di tutti, di tutto il popolo, e riguarda anche quei cattolici democratici che ragionano in maniera laica e vogliono decidere in proprio delle loro vite. Perché questo è il coso. È stato parlato di Eluana, è stato parlato in questa cosa, qui c'è la signora Welby che saluto, ma questo qui è una cosa che può riguardare chiunque di noi, riguarda tutte le nostre libertà personali. Un'altra cosa, chi non volesse più fare parte della Chiesa, perché poi la Chiesa ti vincola, perché la Chiesa ha il dovere e il diritto, in base al suo statuto, di indicarti la retta via morale e il diritto di criticare i tuoi costumi, chi non vuole ha la possibilità di fare quello che l'Avvenire ha definito spregiativamente sbattezzo, ma che noi chiamiamo bonifica statistica dei battezzati, ovvero sia ha facoltà di chiedere alla propria chiesa o alla propria diocesi nella quale fu battezzato di non di cancellare il battesimo, perché il battesimo non si può cancellare. Queste qui sono cose, sono buttate proprio da giornali da preti. Può chiedere la bonifica statistica, ovvero chiedere che venga notato nel registro di battesimo la propria volontà di non fare parte più della Chiesa Cattolica, vale a dire non mi contate più nelle vostre statistiche, e quello è possibile farlo. Come? Lo potete fare andando a vedere sul sito www.uar.it, che vedete pure sulle bandiere, e andare alla sezione sbattezzo. L'abbiamo chiamato sbattezzo per comodità, ma in realtà si chiama bonifica statistica. Adesso vi saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione datami e lascio lo spazio a chi viene dopo di me. Grazie Sergio, la parola adesso a Salvatore Bonadonna, esponente della Federazione della Sinistra. Nel frattempo è arrivato Marco Pannella. Io vorrei, se riusciamo, a far intervenire Gianfranco Spadaccia, Sergio Stanzani, Rita Bernardini, tutte persone che stanno facendo e hanno fatto la storia dei radicali, quindi speriamo di riuscire a inserire tutti. La parola a Salvatore Bonadonna. Come ogni anno ci ritroviamo, il fatto che abbia già parlato Paolo Ferrero in qualche misura mi riduce l'onere di esporre dal punto di vista dell'appartenenza politica, ma mi fa piacere essere di nuovo, come tutti gli altri anni, qui insieme a riflettere sulla continuità, o anzi sulla necessità di continuare la storia della Breccia, sulla necessità di mantenere aperta la Breccia, perché quello che è avvenuto nel corso di questi anni, di questi decenni, è una progressiva campagna revisionista, come si è detto sin dall'inizio, porta a non distinguere più quelli che volevano l'unità d'Italia, anche criticabile, un po' monarchica, un po' sabauda, un po', per la verità, neppure con molte, diciamo così, aspirazioni alte e forti, ma dentro quello c'era anche la cultura mazziniana, c'era anche quella garibaldina, c'era anche la forte cultura laica e repubblicana, liberale e socialista, e dall'altra parte c'erano i papalini,
c'era il potere temporale. Dunque, e io credo che appunto facciamo bene a tenere un piede tra la porta e lo stipite e impedire che si chiuda definitivamente questa porta, perché l'aria che tira non è buona, non è bella. Non ho bisogno di ripetere le cose che hanno detto altri amici e compagni radicali e non radicali prima di me. Io considero che oggi, nel momento in cui si sta svuotando, anche per colpa autonoma e propria della politica, la politica stessa, dai principi, dai valori, dai sistemi di valori che li animavano, e non tutti quelli che tutti quei valori e quei principi che animano e hanno animato storicamente le forze politiche sono da me condivise. Io ne ho avuti alcuni, ne ho alcuni, non necessariamente coincidono con quelli di altri, ma viva Dio, dentro la politica e la politica stessa era animata da valori, da principi, da obiettivi, da grandi pulsioni che parlavano alla società. Da quando questa carica ideale che animava la politica è via via crollata, scesa, diluita e si è profusa e si è impaludata in una sorta di pensiero unico in cui tutti dicono le stesse cose, in realtà si differenziano soltanto per la gestione del potere, l'amministrazione della cosa pubblica e non per l'idea di società, per cui anche le questioni relative alla laicità dello Stato, all'autonomia degli Stati e alle libere determinazioni degli Stati anche nel costruire entità sovranazionali, come dovrebbe essere un'Unione Europea democratica e dei popoli e non della Banca Europea e dei poteri finanziari, vedo che in tutto questo, e se lo guardo a livello internazionale mi preoccupa ancora di più, la religione, sia che si esprima come ideologia, sia che si esprima come esercizio di potere temporale, quindi norma che regola l'organizzazione degli stati, in tutto il mondo tende ormai a fare blocco con il pensiero unico del capitale finanziario, cioè chi ha interesse a mantenere il popolo in condizioni di subalternità, in condizioni di inferiorità rispetto ai poteri, in mancanza di principi umani forti, prova a dire proviamo anche con Dio, non si sa mai, perché la religione riesce ad essere l'elemento che attraverso il fondamentalismo, attraverso l'intimidazione, attraverso la soggezione, porta a plasmare i comportamenti delle masse, degli uomini, delle donne, e il fatto di tenere aperta questa porta, impedire che questa operazione si chiuda e quindi fare in modo che i diritti civili, i diritti umani, i diritti individuali della persona non vengano separati definitivamente dai diritti sociali nei confronti di tutte e due, c'è un attacco forsennato. Io credo che sia un fatto molto importante ricordarlo qui, anche se siamo sempre quelli che ci ritroviamo in queste occasioni e che però siamo in grado di dirlo anche in tutte le altre piazze, in tutte le altre occasioni. Mi pare che sia un fatto importante, sia un fatto importante perché la celebrazione del 20 settembre sia il modo per ricordare a tutti noi e a tutti quelli e a tutti che alla base della libertà c'è
la laicità, c'è la capacità di accogliere, c'è la capacità di non escludere, c'è la capacità di non pensare che il potere sia un'investitura né dall'alto né dal supremo, ma che dovrebbe essere un esercizio di una volontà popolare, quindi sottoposto alla volontà popolare. Come vedete, dall'8 per mille a tutto il resto, la volontà popolare è semplicemente utilizzata come un pretesto per esercitare un potere che è sempre più arbitrario e sempre meno rispondente alle esigenze del popolo.